Iure è una banca dati che riunisce i contenuti dei prodotti dell'editore Geoffrey Lefebvre. I contenuti presenti sono relativi a giurisprudenza, l'archivio che viene presentato di default, e riguardano le massime, la giurisprudenza commentata e le sentenze per esteso, la normativa, le note e dottrina, i formulari. Sono poi integrate le opere commentate, come i codici commentati e i formulari commentati, e i portali dell'editore. L'home page di De Iure offre ogni giorno una selezione di news dal quotidiano giuridico Diritto e Giustizia e dai portali di Geoffrey. Direttamente dalla home page è possibile effettuare una ricerca testo libero nel testo integrale dei documenti, selezionando l'archivio all'interno dei quali vogliamo effettuare la ricerca. Di default l'archivio è quello di giurisprudenza. Per effettuare la ricerca posso inserire o delle parole chiavi, dei termini, o gli estremi del provvedimento. Ad esempio, se sto cercando la sentenza di Cassazione Civile numero 2750 del 2020, posso scrivere appunto questi termini. Essendo molto specifica la mia interrogazione, mi porterà ad un unico risultato, o per meglio dire a due risultati, di cui uno è il testo integrale della sentenza e l'altro è quello della massima relativa. Sempre dall'home page è possibile fare ricerche veloci anche sugli altri archivi, ad esempio quello di normativa, e posso renderlo ancora più veloce usando ad esempio il nome volgare della legge, come la cosiddetta legge Fornero dalla proponente. In questo caso, essendo nell'archivio di normativa, mi è venuto fuori il testo della legge al primo posto. Come in tutti i documenti poi che mi restituisce la ricerca, a partire da un documento posso vedere le correlazioni, quindi a partire in questo caso dalla legge Fornero posso vedere la giurisprudenza e altri documenti importanti possono essere nell'archivio di dottrina o nella biblioteca, ovvero nelle riviste e nei volumi della Geoffrey a cui la biblioteca è abbonata. Se volessi un maggior controllo sulla mia ricerca e più possibilità di affinarla, dovrei andare sulla ricerca avanzata, che è disponibile per ognuno degli archivi contenuti in De Iure. In questo caso sono ancora nell'archivio giurisprudenza e quindi di default ottengo la ricerca tra le massime, però potrei anche ampliarla al testo completo delle diverse sentenze, uno o più, fino ad arrivare a quelle comunitarie. Oltre a cercare una singola sentenza che io già, di cui io già conosco l'esistenza e di cui voglio individuare il testo, posso anche fare una ricerca per argomento, ad esempio le pene alternative alla detenzione. In questo caso ho qui il riassunto dei risultati individuati, che sono 285 massime, 5 testi completi di sentenza della Cassazione Civile, 2400 sentenze di Cassazione Penale, 165 sentenze di merito e 12 sentenze CE e CEDU. Sono ordinate in questo caso per data, però posso anche cambiare e averle per rilevanza. Mi offre anche dei filtri già precostituiti per argomento oppure per autorità, tra le massime perché si riferiscono a tutte le sentenze, oppure luogo o anche data. Andando col cursore sopra i vari risultati ho un'anteprima visibile sulla destra. Cliccando sul titolo vado al documento.
In questo caso ero nelle massime, per cui questa è una massima completa, in questo caso, di note giurisprudenziali. Sotto la massima è indicato dove è stata pubblicata nella versione cartacea. E come ogni documento, in calce ho la lista dei documenti correlati e quindi le fonti normative che sono citate dalla sentenza, eventuali note, in questo caso ne ho due sulla stessa sentenza, e poi per ampliare la ricerca posso rilanciare una ricerca sui documenti che sono stati classificati nella stessa maniera, e in questo caso carceri e sistema penitenziario, misura alternativa alla detenzione e remissione del debito, detenzione domiciliare. Quindi cliccando qui ho altre 300 massime, 330 massime sulla detenzione domiciliare. Tornando indietro, dalle massime posso spostarmi, ad esempio, ai testi delle 5 sentenze di Cassazione civile o ai 165, alle 165 sentenze in full text di giurisprudenza di merito, che posso eventualmente filtrare ulteriormente. Concludendo, posso usare De Jure per, ad esempio, leggere il testo di una norma o una sentenza specifica di cui conosco gli estremi e che quindi uso per individuarla, ad esempio nella normativa di ricerca avanzata, la legge 241 del 90. Oppure posso usare De Jure per cercare documenti su un determinato argomento, o inserendo delle parole chiave, ad esempio se volessi cercare dalla giurisprudenza sugli arresti in materia di arresti domiciliari. Oppure, ancora meglio, potrei partire da una norma o una sentenza che mi è nota e poi guardando i documenti correlati negli altri archivi. Quindi, invece che partire direttamente dalla giurisprudenza, andare nella normativa, cercare qui, la norma degli arresti domiciliari. Allargarlo anche ai codici perché sono quelli che mi interessano. 15 codici, eccolo il primo, articolo 284 del codice di procedura penale che regola gli arresti domiciliari, e a questo punto nei documenti correlati ho la giurisprudenza che posso visualizzare per intero, con 391 massime a riguardo. Infine, posso usare De Jure anche per leggere online le opere elettroniche della Giuffrè Lefèvre, comprese nel nostro abbonamento. E quindi, andando nel network, posso vedere la biblioteca con i volumi, le riviste e l'enciclopedia del diritto.